Amici di Quarta Rete di Cava dei Tirreni, vi do di nuovo il benvenuto qui alla palestra Mauro e Gino Avella di Cava dei Tirreni per riprendere l'incontro di basket valevole per il campionato di Serie C Silver Campano fra il Cava Basket Lima, Ima Cava Basket e Venafro. Il punteggio del primo tempo si è concluso sul 46-35, 11 lunghezze di vantaggio per la squadra metelliana che è in rimessa con Capitan Senatore adesso insieme ad Antonio Fiorillo, Peppe Catapano, Andrea Somma e Vincenzino Di Somma, il nostro quintetto. Penetrazione di Capitan Senatore che però perde palla e consente al Venafro di poter fare la sua prima azione d'attacco del terzo quarto. Come sempre con me accanto Alfonso De Pisapia, con il quale abbiamo commentato prima l'andamento di questo incontro. Intanto Andrea Somma ruba palla e va a siglare i primi due punti della sua partita. Sicuramente Aldo Festinese ha indottrinato i suoi ragazzi nell'intervallo. Coach Festinese ha chiesto maggiore attenzione soprattutto in difesa, perché si nota che è lì che c'è differenza rispetto alle solite partite del Cava Basket. Lo stesso Andrea Somma, che all'inizio con due falli è stato sostituito per poi non rientrare, è rientrato ora e ci sembra sia partito con il piglio giusto. Alfonso. Sì, dopo tanta panchina ovviamente è rientrato voglioso di far bene, è partito bene, quindi ha segnato il suo primo canestro. E il secondo, una gran bella bomba, una bomba delle sue, però si lamenta sempre, purtroppo Andrea è fatto così, si lamenta sempre. Frattanto il Venafro è passato a zona sull'ultima azione, vedremo i prossimi. Ruba palla ancora Andrea Somma, assist non riuscito per Catapano da parte di Fiorillo, quindi perdiamo palla. 51-37 più 14, e come tu dicevi credo che coach Festinese abbia detto ai suoi che il terzo doveva essere il tempo decisivo per prendere le giuste distanze, e mi sembra che siano partiti con questo intento i ragazzi. E Andrea Somma sbaglia da fuori, segue il rimbalzo e la mette dentro. Direi che Andrea ha deciso di cominciare a giocare. Esatto. 7 punti in 2 minuti e mezzo. Frattanto il numero 15 si lamenta per un fallo non fischiato. Ancora un canestro in contropiede di Alfonso Senatore che supera credo i 20 punti, e quindi grande partita di Alfonso che già ora dopo 2 minuti e mezzo del terzo quarto credo abbia superato i 20 punti personali. Una partita così, come dicevamo prima, un po' soft, però con degli spunti poi interessanti. Però vedi, come dicevamo prima, no? Un po' di incisività, un po' di cattiveria in più in difesa, un'idea di difesa e di attacco come la partita che è stata fatta contro Caserta, e Cava vola a 18 punti di distacco. Quindi, come dicevamo prima, come accennavo prima, la differenza la fa sempre la motivazione che metti in campo. Probabilmente il primo e il secondo quarto
di Cava oggi, se fosse stato fatto con la stessa intensità dei primi due quarti di Caserta, Venafro avrebbe avuto probabilmente al massimo 20 punti, non so se noi avremmo avuto qualche punto in più in attacco, ma sicuramente Venafro avrebbe avuto almeno una quindicina di punti in meno, una quindicina di punti in meno al suo palmarès. Sì, ma sicuramente, poi ogni partita ha una storia a sé, comunque questo me lo insegni. Sì, certo. Quindi va bene, insomma, era normale che si partisse molto soft, poi nell'intervallo lungo il coach avrà un po' strigliato i suoi, come si fa sempre, dicendo forza ragazzi, mica vogliamo arrivare nell'ultimo quarto con così poco margine. Si sono stretta un po' le file difensive, le maglie difensive, e subito abbiamo preso la giusta distanza. Anche questo è un rimbalzo di grinta di Andrea Somma, e adesso rubiamo di nuovo palla, ottimo canestro di Fiorillo. Ad un errore in attacco fra Somma e Di Somma, che non si accorge dello scarico del compagno, recupera palla e regala lo stesso i due punti al Cava Basket. Fiorillo ancora porta palla in attacco verso Andrea Somma nel ruolo di guardia, adesso su Catapano all'arco dei tre, lascia per il compagno di squadra, scarico di Somma per Catapano che non si fa pregare. Più 19 per Cava, 59 a 40, comincia a macinare gioco la squadra cavese e a rimettere nelle giuste dimensioni il punteggio. Catapano stoppa il giocatore di Venafro, poi sbaglia questo tiro. C'è una stoppata di Fiorillo. Stoppata di Fiorillo, esce ancora Somma per Chirico. Stoppata di Fiorillo e palla rimessa per il Venafro. Sì, bravo Chirico che in questa occasione, piccola esitazione, si è fatto fare fallo e ha siglato i due punti. Va in lunetta per il tiro aggiuntivo la guardia di Castellammare di Stabia. Chiama schema il Venafro, sbaglia il passaggio, il play sulla pressione di Capitan Senatore, tenta il tiro da tre, prende il primo ferro e direi che ormai Cava è entrata con la mentalità giusta. Se riescono a mantenere questa attenzione fino alla fine, non la vedo una partita che ci può sfuggire di mano. È ancora lui l'unico che crea fastidi alla nostra squadra. Parlavo prima, Alfonso, in campo con Orazzo, con Di Somma, e tessevano le doti del loro avversario dicendo che è un giocatore che effettivamente è molto fastidioso come avversario, ovviamente intendendo per fastidioso la sua caparbietà nel gioco.
Cava riparte, si piazza, teme la stoppata e quindi la mette dentro, ovviamente libero. Poi chiaramente forse nei primi due quarti subentra sempre il discorso di illudersi di poter giocare la partita fino alla fine, quindi Venafro si era un po' forse illuso di potersela giocare fino alla fine. Quando poi inizi ad avere un break così, le motivazioni calano, e quindi va a farsi benedire un po' il tutto. Time out di coach Festinese. Time out di coach Festinese. Prima ho sentito urlare per la prima volta anche il coach di Venafro, che sperava anche lui forse di giocarsela un po' di più, ma ormai sono ben 17 i punti di differenza, 3,52 al termine del terzo quarto. Come dicevi tu, gli unici due che continuano a combattere sono il lungo, il numero 15, e il tiratore, il numero 6, mentre da quello che avevo letto io delle precedenti partite mi ha un po' deluso il capitano Cocuzza, che dai tabellini precedenti e dalle cose che avevo letto credevo fosse un elemento che pesasse di più nel gioco della squadra, ma potrebbe essere benissimo che abbia qualche problema fisico, non sia nelle migliori condizioni, e quindi non possiamo giudicare solo da questa partita, ma ho letto più volte che si leggevano le lodi del capitano numero 0, quindi probabilmente non è al meglio della condizione. Di nuovo un'azione sotto canestro, uno smarcamento, fallo del capitano, capitan senatore, con fallo del capitan senatore in raddoppio, e comunque questo numero 15, anche se raddoppiato, riesce sempre a trovare il modo, è molto fisico, di tirare, sì, è molto fisico e tecnicamente bravo, quindi riesce a coniugare bene le due cose e chiaramente è tutto un suo vantaggio. Sinceramente non lo conosco, ma credo che debba aver giocato sicuramente in serie superiore. Sì, è un ex giocatore di serie B. E allora si spiega tutto, perché si vede che ha doti non comuni e che avrà giocato certamente anche fuori, lontano dal canestro, che abbiamo visto in due o tre occasioni tentare anche il tiro da fuori, non male, non l'ha messa dentro, però insomma con una buona mano ha tentato il tiro da fuori. Poi anche un giocatore corretto, va anche detto che è un giocatore corretto. Ovviamente combattere da solo lì in mezzo non è facile, per chiunque sarebbe piuttosto semplice, sai, arrabbiarsi, farsi chiamare un fallo tecnico o qualcosa del genere, invece è sempre stato composto, tranquillo, anche su qualche fallo non fischiatogli, è stato sempre tranquillo e sportivamente in campo a lottare. Venafro cerca di alternare un po' di difese, ha fatto un po' di zona, un po' di pressing, un po' di individuale, ma insomma poi i risultati porta a scadere i 24 secondi, non sono molto cambiati i risultati tra le varie difese. E Cava invece ormai sta adottando una difesa individuale un po' più aggressiva e si stanno vedendo i risultati. Ecco il giocatore che parte addirittura da fuori, il numero 15, con una buona penetrazione si va anche a chiamare un fallo che il nostro coach non condivide. Comunque, al di là del fallo o non fallo,
comunque ha fatto un ottimo uno contro uno con due passi lunghissimi. Ti fa capire anche la sua completezza come giocatore. Esatto. E va anche a realizzare un tiro libero. E siamo sul 62-49. Penso che qualche minuto che siamo noi a non realizzare. Sì, sì, siamo un po' fermi, infatti coach Festinese si è anche un pochino lamentato della... È valido? No, non valido. Non valido, non valido. Non valido perché è stato realizzato oltre lo scadere dei 24 secondi. È la seconda azione, Alfonso, che si conclude così. Una circolazione di palla troppo lenta e anche un movimento dei giocatori un po' troppo lento. Non vorrei sempre rifarmi al discorso della psicologia, ma siamo andati troppo avanti, ci siamo riseduti sia nel ritmo sia nell'aggressività e subito ne hanno approfittato gli avversari per riportarsi sotto di a meno 13, sotto si fa per dire, insomma. Però insomma si vede che siamo noi ad aver cambiato un attimo il ritmo e abbiamo di nuovo rallentato. E comunque c'è un po' di bagarre sotto, gli arbitri non fischiano niente, non fischiano niente. Ottima azione, ottimo assist, ottimo assist di Chirico per Senatore, che ora andrà ai tiri liberi. Voglio sottolineare una cosa che avevi già detto tu. Il numero 15 nell'azione precedente si è trovato circondato da avversari cavesi e c'è stato, come hai detto tu, un bel confronto fisico. Non lo abbiamo visto assolutamente proferire parola nei confronti degli arbitri. Ha accettato lo scontro e per quello che era. Direi che è un gran bel giocatore. Sì, anzi a rimbalzo se l'è date un poco con Stefano Razzo, e che adesso a sua volta fa un fallo. Sì, no, non vorrei che degenerasse, non vorrei che degenerasse la cosa. No, non credo, non credo, perché sono due che si stanno confrontando fisicamente, però sono due caratteri molto tranquilli, sia Stefano Razzo che il Liburdi. Quindi sono due che stanno facendo un po' la lotta dei Golia, però non credo sia una partita da degenerare sotto questo punto di vista. Intanto continua a macinare gioco Chirico, sbaglia un tiro piuttosto semplice, impaurito sempre dalla presenza di Liburdi. Mette da tre Venafro, il solito Montanaro numero 6, e ancora Senatore, il capitano ci sblocca. Capitano ci sblocca, non segnavamo davvero da tempo, e come sempre capitan Senatore fa il suo dovere, e anzi molto di più del suo dovere. Frattanto nella lotta fisica Orazio sbraccia un poco, l'avversario spinge, l'arbitro chiama fallo al difensore. Si arrabbia un po' l'allenatore del Venafro, stranamente alza la voce anche l'arbitro, la donna, l'arbitro Melchionda, alza anche lei la voce, cosa che in genere non capita. Poi se l'alza una donna
un po' di rispetto in campo c'è, cioè, di più da parte del giocatore, tutti zitti e si continua. Ottima stoppata. Intanto però ti dico, al di là dei tre punti messi giù da Stefano Razzo, fra il tiro con fallo e canestro aggiuntivo segnato, direi che è stata decisamente un'azione più dettata dal caos che non dal modo di giocare abituati a vedere un bel gioco dei meteliani. A 6 secondi dal termine dell'azione commette fallo e viene chiamato tecnico ad Andrea Somma, e dopo il fallo che ha commesso viene chiamato tecnico ad Andrea Somma, quarto fallo di Andrea Somma, e questo purtroppo è un vizio che Andrea non perderà mai. Nel bene e nel male Andrea c'ha tanti lati positivi, ma purtroppo speriamo che chi inizia col tecnico l'anno non continui tutto l'anno. Però purtroppo questo è uno dei pochi limiti che ha Andrea, è più forte di lui, non ce la fa. Non ce la fa proprio, cioè non c'era proprio motivo ora in questa situazione, in una partita così rischi di rovinare tutta un'ottima partita per una cosa che davvero senza senso. Poi era chiaro che l'arbitro, primo arbitro, dopo aver urlato, mi sembrava ovvio che prima o poi fischiasse qualche tecnica, no? Anche questo va considerato e calcolato, quindi con un po' di intelligenza ha tenuto l'arbitro. Poi a un certo punto finisce il terzo quarto con Cava che conduce di 12 punti, 68-56. Sicuramente l'arbitro ha tenuto, poi a un certo punto ha dovuto un attimino probabilmente stabilire le giuste distanze fra i giocatori, e di conseguenza è partito il primo tecnico di una che però non ci sembrava destinata a tale situazione. Aldo Festinese è decisamente arrabbiato per questo tipo di approccio, lo vediamo gesticolare in panchina, e io sono stato negli spogliatoi fra primo e secondo tempo e aveva sottolineato quanto fosse importante la gestione della difesa in maniera attenta e che non ci si può permettere il lusso di distrarsi, perché quando pensi di aver vinto e ti siedi, come giustamente dicevi anche tu Alfonso, questa è una squadra giovane che si gioca il tutto per tutto, la posizione di classifica la invita a giocarsi le partite sempre fino all'ultimo, non hanno nulla da perdere, per cui o 10 o 15 o 20 punti sotto loro giocano sempre uguale, sta a te mantenere la stessa intensità. Vediamo questo ultimo quarto ora come verrà affrontato dalla squadra medelliana. Parte il Venafro in attacco e in difesa recuperiamo subito palla con il Venafro che ha cercato una difesa a tutto campo. Fallo su Fiorillo. Che va ora ai tiri liberi, mette dentro il primo. Mette dentro il secondo. Il
Recupera palla Chirico per Catapano su fallo del numero 4 su Fiorillo, terzo fallo della guardia ospite. Catapano porta blocco per Fiorillo, ancora gioco con il capitan senatore. Scarica di nuovo per Catapano, in post basso esce Chirico, tira Fiorillo sulla sirena, lo mette dentro. Palla recuperata quasi da Fiorillo, che però non è attento. Capitan senatore e Fiorillo portano avanti l'attacco, commette ancora fallo su Catapano. Quarto fallo, esce capitan senatore, rientra Riccardo Russo. Tiri liberi per Catapano, mette dentro il primo. Alfonso, si scherzava nell'intervallo con Catapano a proposito di quel rigore che gli abbiamo visto sbagliare nel primo quarto, e lui ha detto giustamente: vi sto facendo abituare male. Fallo fischiato al numero 9, Stefano Razzo. Terzo fallo. Dai Stefano, che era fallo. Ora non esageriamo. È stato un blocco in ritardo. E in movimento. È in movimento. Ah, frattanto un attimo di distrazione del nuovo entrato Riccardo Russo. Adesso tentano un pressing gli avversari, sbaglia passaggio Riccardo e siamo a più 16. Sempre a sportellate, ormai a sportellate. È una bella lotta. È una però. Bella lotta, sempre tra Liburdi e Orazzo. Terzo fallo anche di Liburdi. Terzo fallo anche di Liburdi. Tra di loro si parlano in campo. Come dicevi tu correttamente, la cosa non degenera. Non so come faccia a recuperare palla Fiorillo in maniera incredibile. È un furetto in maniera incredibile, la palla sembrava già fuori. E ancora una lotta e si va a conquistare un altro fallo furetto Fiorillo, e si tira anche perché c'è bonus per il Venafro. Comunque diciamo anche una cosa, che in partite del genere tu sei terzo in classifica, gli avversari sono penultimi, vuoi ruotare tutti i giocatori, perché è giusto una partita del genere che giochino tutti, entrino tutti, e poi non è allo stesso tempo semplice mantenere sempre la concentrazione e il ritmo giusti. Quindi diciamo che c'è da tenere conto anche di questo. È ovvio, esatto, è ovvio che ci si arrabbia perché si vorrebbe sempre vincere bene al massimo, però tutte le cose tra di loro non è che si possono facilmente conciliare, almeno che non hai proprio 10 mostri in campo. Due tentativi sbagliati da parte del Cava Basket. Venafro
sempre con il solito Liburdi che ormai è il punto fisso di questa squadra. E vedete anche come il giusto, cioè il giusto approccio da parte di un giocatore come lui che accetta sempre di buon grado il confronto anche fisico. Orazzo stoppa, poi addirittura si tuffa sul pallone. Veder tuffare un giocatore di 2 metri non è facile, Alfonso? Assolutamente. E vabbè, ma insomma, è come dicevamo, è di un'altra categoria, onestamente. È un giocatore veramente forte, completo. Io parlavo di Orazzo che si è tuffato, però, attenzione. Ah, scusami. Vabbè, ma anche Orazzo, anche Orazzo. È un giocatore che... Non, no, no, no. Non è completo come Liburdi, però Stefano pure ha giocato a bei livelli. Sì. Ora è appesantito, ovviamente, con qualche acciacco fisico. Un tipo anche di struttura fisica diversa. Assolutamente. Però ovviamente anche Stefano è un giocatore importante. Comunque coach Festini non ce la fa stare senza Senatore. E lo ha rimesso comunque in campo, anche sul più 17. Non si può fare a meno di Capitan Senatore. Adesso Andrea Somma quasi a volersi far perdonare per il tecnico ogni volta che c'è un time out, va in campo, dà la mano a tutti i compagni, l'incita. E l'incita. Beh, poi alla fine Andrea resta assolutamente, ha questa indole molto irascibile, ma solo in campo, cioè, voglio dire. No, no, ma infatti assolutamente. Bisogna... Si sente anche un po' in colpa, quindi. Esatto, è esatto. È un uomo spogliatoio anche lui, sì, decisamente. Vabbè. Ma poi un adulto e un professionista, mi sa che è consapevole di questo suo limite, sia lui il primo a saperlo e a cercare di volersi correggere, ma poi quando sta dentro di una cosa è più forte di lui in certi momenti, bisogna metterci un bavaglio forse per riuscire, un paradenti, chissà se lo uso, forse col paradenti potrebbe avere più difficoltà a protestare, però ora lo fa rientrare coach Festinese, ovviamente non l'ha messo in punizione, però, io forse l'avrei messo in punizione. Ne ha avuti gli scontri, no, con giocatori che decisamente decisamente è il grande, vedi. Anche da tre, il grande di Bulli. Bel giocatore, veramente un bel giocatore. Bello. Ma poi c'è da dire un'altra cosa, è che lui ha poco aiuto dagli altri, quindi è costretto a giocare quasi da solo. Il tecnico Adorazzo che manda a quel paese l'arbitro per una gomitata. Anche Orazzo se l'è un po' chiamata. E l'arbitro Melchionda, la signorina Melchionda caccia fuori gli artigli e chiama il suo secondo fallo tecnico, sempre ai padroni di casa. E c'è anche poi rimessa dal fondo, ovviamente un tiro libero, rimessa dal fondo per gli ospiti sul 79-64 a 5:28 dal termine. Recupera palla ma la riperde, la recupera Catapano. Andrea la recupera di nuovo Catapano. Adesso l'arbitro, credo anche l'arbitro adesso parla pure, ha fatto una cosa scorretta. Sì, ha tentato
istintivamente di allungare un piede, non mi sentirei di dire che voleva mettere lo sgambetto. Non mi sentirei di dire che voleva mettere lo sgambetto. Io ti dico che l'ho guardato e per me voleva mettere lo sgambetto. Io non ne sarei sicuro al 100%, onestamente. Sono troppo di parte, ma potrebbe essere stato anche un gesto istintivo di allargare la gamba per prendere la palla, vabbè, non lo so, perché finora non mi è sembrato ci siano stati gesti di tale scorrettezza. Sono stati tutti corretti i giocatori. Alfonso non l'ha preso solo perché era distante, sicuramente c'era molto spazio, ma in un'azione con difensori stretti lo avrebbe preso. Non metto in dubbio, può darsi anche l'inesperienza. Sì, vabbè, voglio dire che sia stato di cattiveria. Appunto, anche l'inesperienza. Comunque, questa volta, secondo arbitro, chiama fallo a Librandi, credo, su Orazio. Perché non si tira? Non si capisce. Fallo del numero 24. Non si capisce perché non si sia tirato precedentemente. C'era il bonus. C'era già bonus. Vediamo ora come l'arbitro si comporterà. Perché non credo che... Allora, io non conosco bene il regolamento, lo ammetto. Io credo che bisognerebbe ritornare sull'azione precedente, far fare i due tiri liberi e recuperare i secondi. Allora c'era già quarto fallo. Appunto. A mio avviso bisognava ritornare sull'azione precedente, far fare i tiri liberi e recuperare i secondi giocati. Però non conosco bene il regolamento. Credo che l'arbitro stia spiegando adesso al coach di Venafro. Vedremo se dopo farà fare quattro tiri liberi anziché due. Questo no, assolutamente. Sono due azioni diverse. Non può far fare quattro tiri liberi, a mio avviso. Credo. Non doveva essere rimessa laterale, ma tiri liberi. E quindi si può tornare indietro di un'azione. Sta indicando Orazio, il fallo su Orazio era da tiri liberi, per cui deve tirare Orazio. Attenzione, vediamo quale sarà la decisione. L'arbitro si avvicina al tavolo. Sul campo c'è anche un osservatore degli arbitri, l'ho letto prima sul comunicato FIP, quindi l'osservatore però non credo possa decidere, non credo possa dare giudizi. Ora non voglio muovere critiche, però giustamente gli arbitri sono giovani. Forse non sanno neppure loro che pesci prendere. Non è facile come decisione. Non è semplice come decisione. Vediamo ora cosa decidono. Io l'ho detta la mia. Per me dovrebbe tirare i due tiri Orazio e poi ripartire con l'azione. Vediamo un attimino cosa decidono. Si continua a confabulare. Arbitro, allenatore di Venafro, capitano del Cava. Ma credo che non sia neppure lei. L'arbitro Melchionda non sia neppure lei convinta di ciò che debba fare. Frattanto si è raffreddato. Catapano sbaglia il primo. Mette dentro il secondo e si continua così come se nulla fosse stato. 3 ore di discussione a 5 minuti dal termine. Mario, che ci dici di questa partita? Di questa partita dico che fondamentalmente il Cava Basket adesso l'ha abbastanza in cassaforte quando mancano poco meno di 5 minuti. Per quanto riguarda l'episodio che è accaduto prima, a mio parere, se
se l'arbitro correggeva la sua decisione, effettivamente doveva esserci il doppio tiro libero, prima i due tiri liberi di Orazio e poi quella di Catapano. Intanto prosegue l'azione del Cava Basket con Somma. Orazio prova il tiro ma non va. Alfonso, ti restituisco la parola. Grazie Mario. Altra azione confusa con un tiro affrettato Orazio, perché stavano per scadere i 24 secondi. Siamo a più 14. Librandi fa un blocco per un gioco a due. Il compagno capisce ben poco, gli passa la palla lunga e credo che sia stato fischiato, come tu dici, il quinto fallo Andrea Somma, che spero esca in silenzio. Non credo sia proprio il caso di parlare. Quinto fallo. Entra di nuovo in campo Fiorillo. Decisamente fallo, e direi decisamente non è stata la sua serata, salvo per quel piccolo inizio di terzo quarto. Un exploit all'inizio del terzo quarto che sembrava portarlo verso una seconda metà di partita al suo livello. Librandi continua da solo a giocare contro tutto e tutti. Tira anche da fuori ma non ce la mette dentro. Ormai, insomma, mi sembra tutto ormai tranquillo. Sbaglia l'apertura Librandi. Mi sembra che tutti a questo punto si accontentino, perché tanto ormai per il Cava a 3 metri dalla fine non è che si possa segnare chissà quanto e prendere chissà che divario. Per il Benafri una sconfitta più che onorevole, quindi a questo punto i giochi sono fatti. E il pallone si incastra tra ferro e tabellone. Una volta si faceva una palla a due, ai nostri tempi c'era una palla a due, adesso non c'è più, c'è non c'è più. Le contese sono di nuovo molto molto ormai rare e si vede sempre la freccia, la famosa freccia. La freccia era a favore nostro e quindi non so che coach Festinese cosa stia dicendo. Te lo dico io cosa stava dicendo. Era uscito sul tabellone dei 24 secondi, era uscito che mancavano 3 secondi e 7 per l'azione, ma in realtà quando il pallone tocca il ferro, per una successiva azione la squadra in attacco ha altri 14 secondi. E si lamentava di questo, che il tavolo, che stasera ci sembra molto molto distratto, non avesse azzerato il cronometro, per cui risultava che per la rimessa e per il tiro Cava dovesse avere 3 secondi e 7 contro i 14 che gli spettavano. Ok, perfetta spiegazione di Emilio, ottima finta e sbaglia in... Peccato, peccato, bella azione di Fiorillo, tiro rovesciato non riuscito. Questa volta il capitano. No, mi sa che il tecnico è alla panchina, questa volta coach Festinese. Troppi tecnici. Mi sa che devo parlare con il mio vicepresidente. Devi parlare con il presidente, dobbiamo cominciare a mettere delle multe qui. Troppi tecnici in una partita del genere. Assurdo. Ah beh, però è chiaro che forse, insomma, a Caserta abbiamo mantenuto la calma con la prima in classifica, qua l'abbiamo un po' persa con l'ultima in classifica. Dipende anche un po' dall'arbitraggio però, che nei primi due quarti ha lasciato passare tutto, poi a un certo punto hanno deciso
di fischiare, hanno avuto forse paura di perdere dalle mani la partita, visto che sono anche giovani, e hanno iniziato a chiamare tecnici, che poi è la cosa più sbagliata di questo mondo, anche perché tutto sommato di tanto scorretto in campo non c'è stato niente. Ora tra l'altro, a mio avviso, il numero 0 aveva anche subito un fallo, forse dalla panchina si recriminava su un passi, alla fine è uscito fuori il tecnico, tiro libero realizzato e rimessa a favore del Lima Cava Basket. Ringraziamo ancora una volta Quarta Rete per la collaborazione e disponibilità, che cerca di avvicinare quanti più possibili sportivi cavesi a questa squadra che sta dando tanto e sta lottando per i primi posti della classifica in maniera splendida, dando tante soddisfazioni ai propri supporters, sperando di vedere questo campo Mauro e Cinavella sempre più pieno. E stasera forse era la serata un po' per il freddo, un po' per la concomitanza della notte bianca, ha portato poche persone qui al campo, e quindi grazie a Quarta Rete molti la potranno vedere sul canale 654 del GDA Terrestre. Però comunque rivolgiamo un invito a tutti i telespettatori e gli appassionati a venire qui in palestra dalla prossima partita contro il Marigliano, secondo in classifica, a darci una mano sul campo, ad incitare la squadra cavese. Mario, dicevi? Sì, in effetti volevo aggiungere proprio questo, che la settimana prossima, domenica alle 18:30 per la precisione, arriverà la Promo Basket Marigliano, e effettivamente sarà fondamentale anche il supporto del pubblico per uno scontro diretto che veramente potrebbe significare tanto in chiave classifica per gli Eagles. Giustissimo Mario, allora vi vogliamo tutti al campo, la prossima domenica alle 18:30, orario normale, giorno normale, solito per le partite del Cava Basket contro la seconda in classifica, quando ormai mancano 14 secondi, 10, si gira la palla, ultimo tiro realizzato e finisce così la partita. Sul 84-70 più 14, e con una stretta di mano tra le squadre, dopo una partita molto corretta, seppure segnata da qualche tecnico, ma che non ha alcun tipo di significato. Vi ringraziamo tutti i telespettatori di Quarta Rete, e vi diamo appuntamento alle successive interviste. Saluti da Emilio Maddalo. Buona serata a tutti, e vi invitiamo noi del Cava Basket a venire a seguire la partita di Marigliano contro Marigliano domenica prossima. Saluti anche da Alfonso De Pisapia e Mario D'Amaco.